Allora, ragazzi, se ben ricordate, vi ho lasciato l'altro video con la creatura che ci aspetta qua fuori. È già un bene che me ne ricordi io. Dobbiamo per forza farla fuori perché dobbiamo andare di là e ho bisogno. Adesso io non so dove è andato il ragazzo. Non so se è tornato giù a casa sua o se si sta facendo il giro della casa. Noi dobbiamo andare di qua per forza. E quindi io mi auguro di riuscire a beccarlo prima. No. Ok, mi sa che è di qua. Era quello difficile, il licker incazzoso. E mi sa che è andato di qua perché lo sa che devo venire di qua anch'io. No, vuoi dirmi che si è smaterializzato? Perché ogni tanto succede. Dai, sono entrata nella. No, questo qua mi viene fuori all'improvviso e mi fa cagare addosso. Vabbè, al momento non c'è, ma verrà fuori, lo so già, lo so. Va bene, almeno vediamo se dobbiamo scartare sta chiave o no. No, ancora no. Mannaggia, che cos'è? Oh, ragazzi, cosa abbiamo trovato? Cosa abbiamo trovato? Pensavo di essermelo perso, guardate un po', invece ce l'abbiamo fatta, meno male. Te. Ok, giusto così per ridere. No, ma adesso io voglio lui. Wow, ok. Aspettate che lo mettiamo. Dove lo metto? Mettiamolo qua per adesso, ma la pistola mi serve però. Porca. No, mettiamolo al posto del lanciare. Perché ne mettono solo quattro? Mi serve che siano. Che siano tutti. Vediamo. Wow. Sì, caricalo, caricalo. No, non posso. No, aspetta. È già caricato, ok. Qua, polvere da sparo, bene, perché questa serviva con tutte le altre cose che ho. Almeno. Anche tu. No, no, mi serve. No, 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 tu mi servi. Devo prenderti assolutamente. Non posso fare nulla. Okay, beh, cioè, mi vuoi dire che devo già tornare indietro e mettere via roba? Beh, io speravo di scartare la cosa, la chiave. Eh sì, c'è un sacco di roba da prendere. Okay, speravo di scartare la chiave del corvo, invece no. E niente, allora abbiate pazienza, a meno che non incontri il deficiente. Questo pezzo lo tolgo. Se incontro il deficiente, no, perché vi divertirete a vedermi morire. Non ho un lockpick, quindi non posso aprire quella roba lì, che è da un sacco di tempo che è lì che mi aspetta. Va bene, non importa. E quello di là c'era, questo. Ok. Allora, la cosa che mi interessa adesso è vedere che cosa posso aprire con questa chiave. Lo so che non dovrei correre, lo so benissimo. Ok, devo andare qua su. E tanto le chiavi ce le ho tutte dietro, adesso sarà pieno di schifezze. Eccole lì. Devo ammazzarli per forza. Bene. No, non consumare colpi così. Per favore, ok. L'altro? So che ce n'è un altro. Eccolo lì che sta scendendo dalle scale. Non saltare, eh? No. Porca vacca, uno lo devo consumare per forza, ma perché? Perché ogni volta? Ok, allora sopra dovrebbe esserci una porta da aprire, giusto? Qua, esatto. E magari anche liberarci di questa chiave? Chi può dirlo? È un serpente? Sì. Nice. Ok, no, ancora ci serve sta chiave. Avevo una mezza idea che ti avrei trovata qui, eh? Ero quasi sicuro, però. Ok, questi. Ah no, era per chiudere. Ogni volta mi confonde con la X. Io vorrei anche sapere se troveremo ma. Ah, devo mettere. Cos'era? 10 e un quarto, se ricordo bene. Avevamo guardato un tempo. No, vorrei sapere se troveremo altri lockpick. Se è possibile, insomma. Ah, ecco, guarda. E soprattutto se troveremo un'altra cosa per gli slot, perché qua non c'è più, non so più dove mettere la roba. Porca miseria, vai, è tutto pieno. Questa cos'è, una mappa? Ah no, è il lanciagranate. Adesso me lo fai vedere? L'ho già preso.
Ah, ok, mi diceva dove era. Va bene. Perché guardate, l'ho appena chiesto, grazie. Ma grazie tantissimo perché lo sapete che sono piena di roba, lo sapete. E quindi avete avuto la decenza. Cos'è? C'è altro? No. Allora, qua. Così, giusto per dar fastidio alla signora. Là sotto ce n'è di roba. Signora, mi scusi, ma io le porto via tutte queste pallottole, questi colpi che non le servono a niente. Questo chi è? Jack, prima che diventasse uno stronzo. Ah, ok, nell'80. Ah, è entrato nei Marines. Ok, poi altro? No, dobbiamo mettere allora l'ora degli altri orologi. Penso che succederà qualcosa quando metteremo l'ora lì, uguale. E mi pare di ricordare che era 10 e un quarto. Ma perché mi fai aprire roba che non serve a niente? They killed him, c'è ancora, eh? Quel libro lì è ovunque. Chi è la maschera? Sembra Leatherface, vabbè. Basta. Nient'altro? Perché io continuo a non. Ah no, ecco l'erbetta. Continuo a non prendere gli psicostimolanti lì perché non so bene come usarli, però effettivamente andrebbero usati. Un'altra foto del tesoro. Questa stanza però ancora non l'abbiamo vista. C'è un cappellino, ricordiamoci. Una testa con un cappellino sopra. Va bene, allora andiamo a mettere l'ora qui, immagino. E come faccio? Ah, ok. No, allora così, 10 e un quarto dovrebbe essere. Così. Giusto? Ok, saltiamo giù. Dove ci porta, ci porta, eh? Andiamo con tutta questa sicurezza e vediamo in quale altra schifezza ci infiliamo. Speriamo di poter salvare presto, che io sono sempre più tranquilla quando posso salvare, anche perché tornare indietro adesso ormai non posso. E sono anche piena di roba che ovviamente mi sono portata dietro, tipo le chiavi, perché ero convinta, no, che potessero servire. Ma questo lavoro qua è di Lucas? Perché Lucas si vede che si produce in. Aspettate un attimo, perché io qua ho un fucile adesso e direi che secondo me è meglio portarmelo dietro. No, non posso prenderla, non ci credo. Potevo tornare indietro almeno a. Vabbè, vediamo se possiamo combinare e far qualcosa. No, perché non ho fluidi. C'ho fluidi. Oh, non ho fluidi di nessun tipo, vero? Però c'è la foto del tesoro. Va che bello. Perché faccio sempre queste cose? Perché? Perché? Adesso come faccio io a tornare a metter via la roba e venire a prendermela? Spero che mi darete un baule da qualche parte. Potete immaginare, no? Che io sia incapace di gestire l'inventario. Questo è il workshop, vero? Ok. È il workshop, credo. Sì. Ok, allora ci siamo. Se non. Se non mi prende qualche bestia schifosa, dovrei essere vicino e posso andare a mettere giù la roba che devo mettere giù. Ma penso che ci sia qualche schifezza che mi insegue, come prima. Provo a scappare, che sarà meglio. Scappiamo, scappiamo. Ok. Come al solito io non sento niente e quindi è come se non succedesse niente per me. Vabbè, mettiamo via anche questo. Questo qua lo usiamo subito, il lockpick. Guardate adesso se non mi ha seguito niente, vado ad aprire il coso che c'è di là e vediamo cosa c'è dentro. Così abbiamo fatto anche qualcosa di buono con il lockpick. Vediamo. Magari poi è una schifezza che facevo meglio a tenermelo per qualcos'altro. No, direi che. Cioè, dovevamo in qualche modo rifarci di tutte le cose che abbiamo perso nel corso della nostra avventura, no? Devo andare giù per forza nel workshop a prendere la. Ho già lasciato giù roba, sì. Devo andare a prendermi la scheda. Anche se. Cioè, alla fine ancora non è che sia così necessario, perché non ho l'altra. E quindi una scheda sola cosa mi serve? Niente. Però andiamo. Dov'è il workshop? Di qua. Ok, sì, non dovevo correre, lo sapevo. Lo
Lo sapevo che non dovevo correre, però l'ho fatto lo stesso. Vabbè, sei morto subito e sono contenta. Così impari. Va bene. Ok, questa è mia. No, prendila. E adesso Lucas dovrà farsi sentire, immagino. Perché è un imbecille che ogni volta che fai qualcosa di buono. C'è più niente qua dentro, ma va. Ma basta? Non c'è altro? Tutta sta roba, vabbè. E vabbè. E quindi adesso? Vabbè, andiamo di qua. Sempre correndo, ragazzi. Ve lo dico, è sempre correndo. E non dovrei. Ok, altri? No, ma scusami, però. Adesso sì, va bene. No, ma forse ho sbagliato strada. È possibile che io abbia sbagliato strada? È possibile. Che io abbia sbagliato strada, aspetta. No. Aiuto. Sì, infatti avevo sbagliato strada. No. No, ma scusami, ma io sono scema, ma no, non sono normale. Non sono normale per niente. Aiuto. Bene. È andata bene. Però è ancora vivo. Aspettate un attimo. Bello, questo gli sta gli sta bene. Ci ha provato a intimorirmi e invece no, no, andavo giusto allora. Andavo proprio dalla parte giusta. Sono venuti fuori da qui, maledetti infami. Ok, andiamo su. E boh, non so bene che cosa dovrò fare adesso perché non mi ricordo. Ho una scheda sola, non è moltissimo. Va bene. Ricarichiamo qua. Allora, adesso voglio andare di là. Tutto quello che poteva succedere, secondo me, è successo. Beh, forse non proprio tutto, però voglio andare di qua su perché secondo me c'erano altre porte che non abbiamo aperto. Sperando che non ci siano più che altro i Lickers, che sono quelli che mi danno più fastidio, almeno quelli che assomigliano ai Lickers. Di qua credo che ci fosse qualcos'altro da aprire. Non ne sono tanto sicura. Ok, è cambiata un po' la cosa, però sì, avevo ragione, quella è una porta da aprire. La cosa bella di tutto ciò è che il pezzo brutto che mi fa paura adesso sarà tra tanto, tanto tempo. E bello. Beh, dai, è meglio delle altre stanze questa. Possiamo chiuderla la porta, per favore? Chiudetela sta porta, non la voglio aperta. No, perché non si chiude? Ok. Vabbè, se lo dici tu. No, dico, è più avanti, quindi quasi verso il finale del gioco. E quindi non posso proprio postare niente di tutto ciò, perché temo fortemente che arrivata a quel punto potrei anche smettere di giocare. Potrei anche postarlo lo stesso e dire ok, non lo finisco, però non mi sentirei a posto con me stessa e odio le persone che fanno così, quindi non lo farò. Allora, Oliver ha smesso di urlare, ma certe volte lo sento che bussa da sopra. Chi è Oliver? Sarà un altro di quelli rapiti? Boh. Puzza davvero. E sta cadendo del succo dal soffitto. Cos'è successo a Oliver? Vabbè. Perché avevo tempo, ho cambiato il telecomando del trofeo. Adesso sarà brillante anche di notte. Dovrò spegnere la luce per trovare questa cosa? Mi sa di sì, perché è quello che mi stai dicendo, no? Ah no, eccolo lì. Cos'è successo? Ok, è scesa una scala. Allora ho già risolto il problema, dai. Che cos'è questo? Ok, no, niente. Lasciamole così come sono per adesso, perché. Basta, devo solo guardarlo. Qua dentro. Questa è la stanza di Lucas, immagino. E quindi, qua dentro qua non dovrebbe esserci niente perché non era questo il trofeo giusto. Terzo posto. Ok. Ah, ok, c'erano tutti i trofei. Io ho beccato quello giusto subito. Ok.
bene, meglio così. Erano tutti trofei da guardare. Lucas era un ragazzo pieno di vita e poverino, mi spiace per lui, però. La mamma mi ha portato in ospedale in città. Hanno fatto penso hanno fatto una lastra alla testa con una strana macchina. Poi la mamma mi ha dato un puzzle dal negozio di giocattoli. Lo stupido Oliver continua a rompermi le scatole. You're a crazy head, non so se lo dice lui all'altro, ma non so se forse questa era la stanza dove hanno tenuto. Ma no, non è possibile. È una stanza di qualcuno che viveva qui da tempo. Ho mentito a Oliver, gli ho detto di venire al mio compleanno. Ah, quindi era un compagnuccio di scuola che poi è stato preso e rinchiuso qua dentro. Eh sì, e poi l'ho chiuso nell'attico. Ok, perché probabilmente poi ha schiacciato il bottone per tirare sulla scala e ciao. Continuava a piangere, lasciami uscire Lucas. No, no, stiamo proprio parlando di Lucas. Ma allora perché la chiama Mommy? Era già grande quando è successo tutto il casino. Bah, forse non sta tanto bene Lucas di suo. Ok, niente, qua dice ancora che ha cambiato il telecomando della scala. Ok, quelle le abbiamo trovate. Bene. Bene, adesso io salgo e d'accordo, questa porta aperta non mi piace per niente, però voglio sapere Oliver se sarà un problema o no, perché adesso Oliver dov'è? Che fine ha fatto Oliver? 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 Dove sei? Oliver, aiuto. Che cos'è? Un contratto di rinnovo? Rinnovo locali? Sì. Non so bene cosa hanno installato. Shadow Activity. Vabbè. No, no. Perché sti rumori maledetti voi? Questo? Ah, sono tutti modelli che non posso prendere. Però cosa servono? Non mi ricordo questa parte. Mi è oscura. E continua a non avere spazio. Ah, bene, quella cassetta ci servirà. E quindi sì, va presa per forza. No, vorrei sapere se devo preoccuparmi, se arriva Oliver, se posso. Ah, devo anche fare questo giochino qui adesso. Ma adesso devo farlo. E se no devo andare a mettere via la roba. Vediamo se c'è una stanza. No, non vorrei andare a mettere via roba e poi c'è una stanza di salvataggio proprio qui vicino. Dai, facciamo sta cosa e vediamo se riusciamo. Cosa devo creare? Ah, una bella scena di lotta familiare. Cos'è? Un uomo con un'ascia che sta per tagliare la testa di qualcuno. Ah no, giudizio c'è scritto sotto, scusatemi. L'avevo. Ah, qua c'è l'ascia. Questa è l'ascia. Giralo, giralo di qua. Ok. L'avevo fatta un pochino più, come si dice, terra terra. Ma mi sa che. Sì, ci sono quasi, ma non capisco bene. Eccolo, ce l'ho. Giralo. Ce l'ho. Sì. No, giralo bene. No, un po' meglio di così. Tipo, no. Così. Dai, può andare. Ti piace? No? Non va bene. Ah, così sì. Ok. Bene. Ah, no, era roba da prendere. Mannaggia, non c'ho spazio. Quindi mi tocca per forza comunque. Eh no, mi tocca andare a mettere via roba. Porca miseria, ragazzi, che stress. Che stress. Allora, prima questa, perché così almeno siamo sicuri. Ok, c'era altro. Sono sicura che c'era altro. Non so dove, ma c'era altro. Ecco qua. Tutto devo prendere. E anche questa, sì, mi serve. Finito? Non mi salvare così tante volte. Perché mi salvi così tante volte? E vorrei capire. Boh, adesso sono piena fino al collo, quindi niente.
Però mi sarebbe piaciuto sapere se c'era altro da prendere, perché qui ogni volta. Ok, no, devo tornare alla stanza di salvataggio. No, non mi rompete le balle, devo tornare alla stanza di salvataggio e poi vedremo anche di. Ah, beh, a parte che posso andare nel trailer direttamente, ecco appunto. Qua? Ok, è Lucas, immagino. Buongiorno. Sì? No, ma cioè, c'ho altre cose da fare prima, mi devo preparare. Devo anche guardarmi la videocassetta, perché se qua la guardo volentieri. Va bene. Con calma, adesso poi ne discutiamo. Ecco, questa. Adesso escono. Infatti. Era adesso che. Mi prometto che sparo ad un certo punto, però cercavo di prendere bene la mira. E ce n'è altri? Fate i bravi. Perché mi devi far consumare colpi così? Questo avevo già preso quello che c'era dentro, sì. Io scappo verso il trailer. Mi interessa chi c'è. No, 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 aspetta, ne parliamo dopo, dopo, dopo. Oh mamma mia, ma sti giochini finti a cosa mi servono? Probabilmente per fare, potevo fare delle ombre cinesi da qualche parte, ma non lo so. Vabbè, poi vedremo. È che adesso, vabbè, poi vi farò vedere questa cassetta perché quella serve. Per adesso queste le lasciamo giù. No, non, cioè non è che la cassetta serve. Cioè, è come le altre, si può anche evitare, però siccome questa non mi fa paura rispetto all'altra, allora va bene, la facciamo. Devo prendere la keycard e queste sinceramente non mi ricordo. Adesso io ho l'ansia che quello fuori lo devo ammazzare, se no mi rompe le balle dopo. Vabbè, vediamo se riesco ad ammazzarlo senza far danni, lo faccio. Dove sei? Non lo sento nemmeno. Non so dov'è. Dici che sono scappata abbastanza veloce da farlo smaterializzare? No, quello mi romperà le balle dopo. Aiuto. No, niente, non ho il coraggio. Dopo, in un altro momento. Non ho la moneta. Non ho la moneta per prendermi la Magnum. Non è possibile questa cosa. Niente. Allora, prima cosa fra tutte, dobbiamo andare ad ammazzare quello che c'è qua in giro. Se è alle mie spalle mi arrabbio, ve lo dico subito. Andiamo a cercarlo. Possibile che. Ma non è che ci hanno lasciato altro da queste parti? No, abbiamo già preso tutto, mannaggia. Ragazzo, davvero ti sei smaterializzato? Cioè, se io. E se io correvo subito lì anche con l'altro non serviva. No, ci sei da qualche parte, non è possibile che tu non ci sia. Vabbè, ragazzi, sentite, prendiamola così. Eccolo qua, meno male. Meno male. No, basta, perché hai sparato di nuovo? No, no, era finito. Vabbè, adesso non. Vabbè. Vabbè, dai, è andata meglio di quello che pensavo perché alla fine c'era veramente. Speriamo che non ce ne sia un altro, più che altro, perché questi poi si ricreano. Si è ricreato qualcun altro, perché sento rumori. Di qua? Già che ci siamo, corriamo e andiamo a cercarcene altri. I guai vanno. Bisogna andare a cercarseli i guai, sennò che gusto c'è. No, allora io ricordo che c'era un punto dove potevi mettere i giocattolini che abbiamo trovato e fare veramente delle ombre tipo quelle che facciamo per i puzzle, quelli lì con le bestiole lì dove ricreiamo. Però no, mi sa che non è qui. Allora ero convinta fosse qui, non so perché, dietro dei cespugli. Boh, avevo questa convinzione. Niente, allora sbaglio, cioè sbagliavo. Va bene, niente, allora ci teniamo i giochini fino a che ci sono e adesso andiamo a fare quel lavoro della videocassetta.
Sì, no, ce li teniamo d'accordo, ma non proprio qua dentro, perché poi va a finire che ci portano via spazio. Io non so, sinceramente, cosa fare per migliorare la nostra situazione. Al momento andiamo a guardarci la videocassetta, tanto non ci serve a niente avere armi mentre guardiamo la videocassetta, quindi. Questa cosa qua è abbastanza divertente. Poi, eventualmente, se non dovessi riuscire a finirlo, basta che riprendo dal vecchio salvataggio e non guardo la videocassetta, siamo a posto. Dunque, ecco, possono gli idioti risolvere enigmi? Adesso ce ne faremo una ragione, insomma, cercheremo di scoprirlo. Ok, allora Lucas porta chi? Non lo so a questo punto. Perché abbiamo sentito tanto parlare di Oliver. E magari è Oliver, ok. Perché ci aveva detto Lucas in una delle sue, dei suoi bei biglietti che aveva invitato Oliver a quella che Oliver credeva la sua festa di compleanno, invece poi l'aveva chiuso in soffitta. Però è anche vero che questo personaggio qui, no, non credo che sia Oliver perché. Vabbè, allora, qua cominciamo, insomma, dobbiamo risolvere degli enigmi per riuscire ad uscire da qui. Solo che al momento non vediamo una ceppa di niente e quindi tocca trovare il modo. Adesso non so dove devo andare, scusate ragazzi, ma non vedo nulla. Ma ce l'hai qualcosa da darmi? Esatto, dammi questa, perché io non vedo niente. Ok, allora, qui, bello. Qua roba da prendere non ce n'è qui dentro. Posso tirare la corda? No, perché tanto sicuramente non funziona. Vabbè, qua c'è un bel personaggino. Questo non so cosa sia. Andiamo di qua, direi. Ok, quindi siamo in una cosa costruita da Lucas, deduco, dove dovremo fare qualcosa. Cercare di. Beh, guarda, questo lo posso già fare. Non posso dargli fuoco? Dagli fuoco? No? È una stringa, no? Non vuoi, va bene. Allora passiamo di qua. Ok. E adesso siamo senza. È un nome lungo, però capisco. Non male. Ok, quindi dobbiamo accendere, sì, esatto, dobbiamo accendere le candeline, però non possiamo se ogni volta che passiamo qua sotto ci inondano d'acqua e quindi adesso vedremo che cosa. Ah, questa la posso prendere? Ok. E cosa esce da lì? Pazienza, lascialo uscire, che devo fare? Ok, quindi questo ci spruzza ogni volta. Bene. Qua cosa c'è di bello? No. Gas. Ok. Bello anche questo, un fatto di famiglia. C'è anche la signora sulla sedia a rotelle. Vabbè, ok. Poi cos'altro? Vediamo. Oh, qua c'è una stufa. Posso accendere? Ah, quindi posso riaccendere la candelina, giusto? Eh beh, mi sembra corretto. E cos'altro posso fare? Cioè, questa la posso mettere da. Ah, ok, bello, sei carino. No, bello, veramente. Sono contenta. Wow, ok. Lì cos'è? C'è qualcos'altro da metterti? Ah, ok, quindi mi serve darti la corda quando sarai tutto completo, immagino. Qua cosa c'è di bello? Niente, beh certo l'acqua viene giù solo da dove non deve venire. Oh wow, ok. Che schifo. Cosa c'è lì dentro? Ma tanto, guarda, sei già messo bene, ragazzo. Non so neanche come ti chiami, poverino.
cos'è? Dirty telescope. Beh, telescopio è l'unica cosa che possiamo fare è guardare, esatto, è guardare quella roba lì col telescopio. Vediamo se c'ho ragione. Ah, ma è sporco. Mi sa che lo devo lavare. Se posso lavarlo No, perché non c'era acqua là. Non usciva l'acqua. Quindi cosa me ne faccio del telescopio sporco? Mi sa che dovrò pulirlo con qualche panno. Però al momento non ne ho. Here. Ah, come ci arrivo là? Ma qui qualcosa devo fare con quello, dai. Vedi, non ero stupida. Non è possibile. Oh, wow. Non scoppiano i palloni, strano. Qua cos'è? Ah, c'è una password da mettere, vediamo. Happy, beh, sicuramente non è happy la password, ovviamente. Ok, non so perché, ma mi piace l'idea di... Oh, ok. Anche questo servirà, immagino. Mi piace l'idea di scoppiare i palloncini. Ok, li abbiamo scoppiati un po'. Cos'altro fare? Qua l'unica cosa che... Aspetta. Se io lo tiro fuori qui e passo attraverso, esatto, me lo pulisce. Oh, wow. Ok, nice. Bene, allora riaccendiamo questa perché ci tengo ad averla sempre accesa. E poi usiamo il telescopio lì dove volevo usarlo prima. Vediamo. Qui. Io non ricordo più niente di sto pezzo. Sì che l'ho visto un sacco di volte. E quindi quello sembra Bibi. E le altre due cose? Non capisco cosa serve. Boh, cos'è che ha voluto dirmi? Non ne ho la più pallida idea. Qua ci devo mettere qualcosa. Non vorrei esplodere. Ah, ok, sì. Posso allontanarmi perché non è sicuro. Tesoro, però non sei molto intelligente, bastava allontanarsi un attimo da lì. Oh, bello, bello, no, bello, beh, ce l'ho una penna così. Ce l'ho anche nella mia foto sia su YouTube che su Twitter. Belle, quelle penne lì mi piacciono un sacco. Vabbè, comunque immagino di dover mettere la penna in mano a questo tizio qua. Posso metterti una penna in mano? Gli manca un dito. Ok. Dove lo trovo il dito? Questo qui. C'è anche un dito da trovare di sta creatura. Cos'altro ho? Non so cos'altro fare. Qui non c'è più niente da fare, no. Riproviamo a ripassare di qua. Però anche qui non posso fare niente. E qua? Ah, ok. Adesso ho capito cosa sono quei simboli. Allora, il bambino, d'accordo. Te, mo, gli altri pensate che io me li ricordi, ma assolutamente no, non mi ricordo niente. Aspettate un attimo che vado a riguardare. Allora, c'era il bambino, quella roba lì che non so cos'è. Non ne ho la più pallida idea, però penso di ricordarmela, e poi quella cosa in lungo lì. Vabbè, vediamo. Questa dovrebbe essere. E questa. Ah, ok. Cosa sei? Va bene. Va bene. E posso esaminarla, perché secondo me va esaminata più che altro. No? Le devo dar fuoco anche a... Io do fuoco a tutto, guarda. La metto sul fuoco perché è di paglia e quindi ha senso darle fuoco a te. Eh? Cosa c'è lì dentro? Occhio che non sia un dinamite, tipo. È un dito. Oh, il dito del manichino. Toh, ti ridò il tuo dito. Non mi fare del male. Ti sto ridando il tuo dito. Bravo. E adesso ti metto la penna. Eh? E adesso ti do la carica, vediamo cosa scrivi. Bravo. Oh, non ti succederà niente di buono, credo.
Bello, che bel tatuaggio. Ma come bravo a scrivere, eh? Va, va, va. Ok, immagino che quella sia la password. Non potevi solo dirmela, no? Comunicarmela. No, me l'ha dovuta scrivere proprio addosso. Va bene. Sì, lo so, è inutile che riguardo il bra... Dai, devo guardarlo per forza. Toh, contento. Oh, lo so, ho capito cosa mi ha scritto. L'ho visto. Me l'ha inciso nella carne. Allora, loser. Questo poi, dopo, quando ci troveremo nella stessa situazione di questo poveraccio, come Ethan, riusciremo a fare, ad evitare tanti di questi passaggi perché avremo già la risposta. Ah, eccola qua. La valvola che serve a chiudere l'acqua. Così finalmente non saremo inondati quando passeremo di qua. No, perché? Certo che ho sbagliato. Pazienza. Adesso andiamo a riaccendere la nostra candelina. Però dai, poverino, non so chi sia questo qui, ma alla fine se l'è cavata, dai. Non è stato tanto stupido. Ok. Andiamo ad accendere la candelina che manca. Te, mettila, mettila. Mettila lì. Sono stato bravissimo. Lucas, dove sei? Lucas? Lucas? Oh! Ma poverino! Ma Lucas, non sei tanto corretto. Ma dai, ma gli hai dato fuoco dopo che è stato così bravo? Ma sei veramente creatura inutile. Eh sì. Non posso fare niente, ragazzi, anche perché... beh, se rigiro la valvola... Rigira la valvola che... Poverino! No! Poverino, era l'unico modo. Ah, ti ha chiuso pure dentro. Ah, che brutta morte, ragazzi. Mamma mia. Vabbè, no, allora non credo fosse Oliver, perché altrimenti si sarebbe salvato per poi essere chiuso su nell'attico. Guardate questo uomo. Happy birthday! Vabbè. Comunque, poi vi dirò una mia teoria sulla famiglia Baker, comunque quando arriveremo più avanti nella storia a capire bene che cosa è successo a questi tre, quattro. Ok, allora io non so cos'altro inventarmi, nel senso che dovrei prepararmi meglio, ma così è. E per adesso andiamo così. Apriamo sta porta e vediamo cosa Lucas ha in serbo per noi. Dunque, temo fortemente. Allora, innanzitutto, bella la roba che vedo per terra. Beh, abbiamo un bel po' di slot e direi che per adesso ci portiamo dietro questo. Io lo so che consumo sempre un sacco di colpi, però le bestie che ci sono qua in giro mi fanno paura e consumeremo anche un sacco di colpi di pistola, ve lo dico già subito. Let's play. Ok, a modo tuo però, Luca, se quello è il problema. Consumeremo un sacco di colpi di pistola perché mi ricordo che Lucas ha l'abitudine di mettere trappole esplosive che bisogna per forza colpire da lontano. Ok, bello. Sono contenta di come ci hai accolto, Lucas. Direi che dobbiamo guardarci il film, per forza. Metti qualcosa di bello almeno, per favore. No, c'è il suo faccione, ovviamente. Ok. Potevi prepararla prima, no? Non sei proprio bellissimo da vedere così. Cioè, ti impegni... Sì. Ti sta divertendo tantissimo, Lucas. Ok, sì. Ma sarebbe la testa quella, perché il braccio ce l'ho io. Eh sì. Tu lo sai? Mi sa che tu però non stai tanto bene. Ma cos'hai? No. Oh, cosa stai per fare? No, no, Lucas. Oh,
Everybody wants to turn back the Ok, clock. quindi What? praticamente tu hai Evelyn? un potere di I'm non just trying to sentire il show him. dolore? Con chi stai I'm just trying to parlando? show him that Immagino everybody wants to go back to how things were. There was con a chi ti ha dato stupid questo. Ma mi sa bitch. She che doesn't understand that I don't sì, want to go back to how things were before my se father found ricordo y'all. bene, credo Now everybody wants che to turn lui lo back the consideri un clock. dono. Perché ovviamente, come avete visto, anche So Jack we era can duro a morire e per loro penso che una volta infettati you da can questa cosa crawl around sia anche underneath that piacevole, filthy cioè non morire rotten house. e All non you all sentire il looking for them dolore, no? ingredients, but you ain't gonna find a goddamn thing, Ethan. You'll need that serum. Sì, Ooh, baby. magari per You're gonna ritornare have to come umani through me. sarebbe bello. You hear? Oh, come on, Ethan. Guardate che What do you say? espressione, è fantastico. Ok, va bene, bello, sì, dobbiamo aspettarcelo da Lucas, Fuck! purtroppo fa esplodere le cose addosso, eh sì. Ok, almeno ci ha aperto la porta di qua, vero? Però siccome ci sono queste macchie qua intorno, io non mi fiderei tanto, perché a Lucas piacciono tanto le creature, quelle che mutano. E da esseri umani si trasformano in quelle cose che ci ammazzano sempre. Ok, no, non è vero, non ci hanno ancora ammazzato incredibilmente. Non so, sono morta io in questo, in questo gioco una volta. Non mi ricordo. Non mi ricordo se sono morta. Ecco qua, cominciamo. Porca miseria. Mi spiace, però devo per forza usare. Ah no, ma però potrei passare sotto, scusatemi. Aspettate un attimo, intanto prendiamo questo. Ah, è vero che qua devo stare attenta anche alle casse, perché ogni tanto mette la dinamite anche nelle casse. Ma se io passo così, non dovrebbe essere un problema, no? Poi posso rialzarmi e guardare qua dentro, tipo. Ok, quindi non devo per forza consumare tanti tanti colpi. Alcune volte sarà necessario, ma penso che in questo caso posso passare così senza farmi troppo male. Questo cos'è? Oh, queste vanno bene, molto bene. Ok, non è proprio il massimo tenere in mano. Ok, aspetta che prima guardo qui se c'è qualcosa da prendere. Direi di no. No, direi che passiamo qua sotto così. Oh, che rumori sento? Sono io? Sa di no, eh. Mister Cappellino, c'è qualcosa lì. Quello era il tesoro. Era il tesoro questo qui. Dai, cosa c'è? Repair kit. Quindi un'altra. Ma non abbiamo pistole rotte al momento. Posso usarlo anche se la pistola non è rotta. Da dove passa sto coso? Oh mamma, qua mi sa che devo sparare perché non capisco bene da dove. Sì, tesoro, hai visto come sono bravo? Ma non so quello lì da dove. Ok, no, questo va. Ok, questi abbiamo dovuto farli fuori perché non sapevo dove passare. Altro, non mi pare che ci siano altri fili, vediamo se c'è altro da prendere più che altro. Scusate il gioco di parole. Direi di no. Aspettate che ricarico perché qua siamo. Qua arriveranno. Arriveranno i nostri amici, soprattutto i Lickers. Mi devo fidare, mica mi fido tanto io. Mannaggia, va a finire che esplodo. Adesso esplodo. No. Oh, wow, queste qua del fucile le voglio. Yes. Due soltanto, perché sempre due me ne date? Ma non vi vergognate neanche un po', eh? Non vi vergognate. Qui arrivano, qui salgono le scale. E sono anche preoccupata per questa cassa qui. No, dai, ma ce la facciamo? Lo sapevo, guarda. Ho voluto fare lo stesso, l'ho voluto fare lo stesso perché comunque c'era sempre la possibilità che adesso siamo messi malissimo. No, ci vede solo un po' rosso perché gli è esplosa in faccia giustamente una bomba. Non è proprio il massimo. Ok, qua.
perché arriviamo fino a qua? Ci è stata data questa possibilità, va bene. No, allora, giù? No, no, non va bene, non è possibile, devo per forza toglierli. Almeno uno. Ah sì? Chi? Non mi far venire schifezze senza avvertirmi, eh? The bite back key. Va bene. Quindi, altro che devo prendere qui? Mi hai messo un baule? Wow! Ok, per salvare no? Niente per salvare. Mannaggia te. Quindi, ok, questa qua è una stanza che abbiamo già visto. I know. Fucking password, right? La sai? Why don't you try 0814? Ma veramente, Ethan, la provi? 06 Ma 21. no, ma non provo No, it's niente. 0514. Ma sì, ma non ti Well, credo. come on, take a chance, you never know. Vabbè, ragazzi, questo pezzo me lo ricordo, quindi facciamo così. Ok. E adesso aspettiamo, perché ovviamente il bastardo aveva la sua ragione per farci sbagliare il codice. Che poi voglio dire, sono arrivato fino a qua. Cosa cerchi di ammazzarmi a fare? Ho visto tanti gamers venire impalati da quella roba lì. Però dà almeno il tempo di spostarsi. Adesso non tornare indietro, per favore. Quindi cosa devo fare per venir lì? No, è adesso il. Non ho un codice. Che devo fare, Ethan? Beh, non so come fare per passare. Dove lo trovo il co. Ah, mi hai aperto una porta. Disgraziato. Aspetta un attimo che mi armo bene perché ogni volta qui è un'impresa. Aspetta che entro qua prima. A vedere. Ci sono. Bello. Adesso non mi fido ad aprire niente. Porca miseria. Vabbè, nel caso mi curo. Ok, questa è andata bene. Quanto spazio ho? Un pochino. Ok, va bene. Avevo detto che me ne sarei fatta una ragione, ma non è giusto. Trovo molto scorretto questo modo di giocare. Non mi piace. Qua cosa c'è di bello? Ah, ok, è una porta che passa direttamente di là. Però aspetta, fammi vedere bene come siamo messi. Oh, what? Ma ci sono cose che esplodono qua, non mi pare. Io sento rumore. Sentite, ormai faccio 30, facciamo 31. Non ci sono fili che esplodono, ma va, posso passare così tranquillamente? Dove troverò questa. No, non posso passare così tranquillamente. Dove troverò questa password? Oh, wow! Ok, no, ho sbagliato. Ho sbagliato di brutto, ma no, ma sei un maledetto. Sei un infame, perché. Lo sapevo. Mamma mia, sì, lo so che devo usare. Che devo usare il coso. Anzi, tra l'altro, l'ho usato anche malissimo. Oh, nemmeno l'erbetta è servita. Ah, no, beh, dai, un po'. Mamma mia, mi han fregato di brutto. Lo sapevo. Lo sapevo che veniva così. Ok. Oddio, ragazzi, no. Oh sì, se ti tiri su lì per forza. Vabbè, sentite, dobbiamo. Boh, li ha presi tutti e tre. C'è niente da fare ormai. Io mi sarei tirata su tutte ste volte. E avremmo potuto evitare questa figura pessima. Aspettate che adesso, già che ci sono, faccio fuori anche questo, perché sennò finisce male. Ma è finita male lo stesso, ragazzi, che tristezza. Questo pezzo si sta rivelando più difficile di quello che pensa. Oh, una magnum. Questa è per la magnum. Qui? Ah, questa la facciamo subito, aspettate. Fallo, fallo, perché siamo messi malissimo. Ecco. A
abbiamo incrementato forse, non lo so. Aspetta che mi trovo, ecco, ho fatto bene a consumare un colpo di pistola. No, direi che li cambiamo un attimo adesso. Ok, perché sennò rimaniamo senza proprio nel momento del bisogno. Cioè, c'è nient'altro qua dentro. Cioè, io non ho parole, veramente. Ok. Aspetta, questo l'ho ricaricato, sì. Devo prendere bene la mira, però, è quello il problema. Questi attaccano anche alle spalle. Ti ha tolto le gambine, non è male come cosa. Dovresti ringraziarmi. Aspetta. Lo so. Adesso se arriva alle spalle un licker siamo a posto. Due insieme ce la possiamo fare. Madonna, però anche con il coso è complicatissimo. Anche con il lanciagranate. E che cavolo, ne ho consumate già 4. Beh, 4 per 3 mostri si può anche fare, dai. Non è una tragedia. Però, porca miseria. Va bene, ci sono altri cosi che esplodono. Qua cos'è? Oh, wow. Sì. Bene. Mettili, mettili. Non so, forse. Ma non lo so. Questo non mi serve a niente. No, aspetta, cos'era? Magari sì. Ah, no, era polvere da sparo, allora sì. Allora serve. Peccato che non posso farmi colpi di fucile con la polvere da sparo. Non capisco per quale motivo, però è così. Aspetta un attimo che prendiamo questo un attimo. E vediamo se. Bah, andiamo qua dentro prima. Ah, meno male. Ci speravo tantissimo. Ok, non so perché ci ha messo una cosa per vedere le videocassette.